Ciao ragazzi, il gruppo in italiano, ottobre 4, 2019. È il mio favorito parlare in italiano, che dico la verità. L'inglese mi piace molto, ma la cultura inglese oggi è cambiata troppo, è una lingua di brokers, così sempre quando parlo inglese. Sono a parlare di intermediazioni, di trattative, ma la lingua inglese ha perso il suo contatto con la realtà, con la produzione, non è solo in Irlanda, negli Stati Uniti, in Europa, dappertutto. Quando parli l'inglese, la lingua dalle trattative e i problemi che hanno i paesi dove solo si parla inglese e che loro hanno perso la loro identità. Così, sempre quando è un problema che forse giustifica perché la religione ebrea è la religione più popolare dei paesi dove si parla l'inglese, che è la religione che va sempre con questa storia della trattativa, e anche l'età nera, anche perché questi paesi dove si parla inglese, anche il portoghese anche ha abbastanza di questo, perché i portoghesi anche hanno influenza ebrea molto forte, uguale che il mondo inglese, perché sono lingue che sono utilizzate molto per le trattative, anche il francese, per quello queste lingue, lo spagnolo, queste lingue sono lingue che la comunità ebrea ha utilizzato per fare affari da tutto il pianeta, e per questo motivo che loro, tante volte i brasiliani, gli americani, gli irlandesi, gli inglesi, loro seguono molto la regola dell'Antico Testamento, della trattative, è bello fare gli altri lavorare, tu non lavori, tu fai le trattative e dopo sei a casa a bere il tuo drink e mangiare le patatine e stai bene, sei una persona di successo, perché hai fatto altre persone fa il lavoro, tu sei quello importante che fa delle trattative. Prezzo, 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 comprare, vendere, fare quel che so. Ma non è che è stato sempre così, specialmente in Europa. Cioè, si vede che qua in Irlanda, che qua in Inghilterra ha esistito in qualche momento la cultura della produzione, ma non ci sta più. Si vede l'Irlanda, quando l'Irlanda era cristiana. Cioè, si produceva il pesce, si produceva zucchero. L'Irlanda produceva zucchero. Adesso per esempio voglio anche finire con l'industria della carne, delle mucche, adesso con la trattativa con il Brasile, vogliono importare tutto e non produrre nulla in Irlanda perché il fuoco è delle trattative, perché è della comunità ebrea e così. Ma tornando alla mia situazione, sono molto contento con tutte le domande che ho nel gruppo, io sono contento perché... come ho detto già altre volte, il finale è il gruppo di italiani a Dublino, è quello che io ho delle conversazioni più intelligenti, se ho cattive o no, non è solo di essere bella, tutti lì sono buoni, no, anche quelli che mi causano dei problemi, ma è una cosa un po' più europea, che lo vedo anche nelle province in Irlanda, no, non nella capitale, la capitale è 100%. Ebrea, si parla solo di trattative, di banche, di costi, di quella cosa, ma lì con l'italiano a Dublino riesco, sì, guarda, per quello faccio questa consulenza gratis, questa è gratis, devo fare un segno qua, gratis, così si spiega bene, non ci sarà il carico, questo va gratis, gratis con doppia T o con una T? La faccio con doppia T perché mi sembra più fashion, guarda. Gratis, con doppia T, gratis. Free of charge. E spiego. Io quando sono a fare il disclaimer, the legal note, nei miei commenti su Facebook e su le altre piattaforme online, per legge, legalmente, quelle sono aziende di media, lavorano come produttore, distributore di comunicazioni. Si chiama social media. Quello fa molta confusione con quelli che non sono nativi in inglese. In inglese la parola forte è l'ultima, non la prima. E la traduzione per l'italiano non sarebbe social media, sarebbe la media sociale. Cosa vuol dire? La media.
c'è la chiamano sociale, ma davvero tutto il mondo è sociale, e la vita è sociale, e la media elettronica sarebbe il nome giusto, eh? La media elettronica, la media fatta tra i computer, tra i cellulari. Pochi anni fa si faceva tra la televisione, la TV, tra il giornale, cominciato, adesso si fa tra il giornale, il personal computer, l'ordinatore, tra il cellulare, ok? Ma è la stessa cosa, è media. Per quelli che non lo sanno ancora, noi abitiamo una nuova età nera nella storia, ok? Ha successo, non ci sono dramma, ha successo. Degli anni 1300 all'anno 1500 sono stati 200 anni di oscurità in Europa. Perché si parla d'Europa? Perché in quegli anni l'Europa era la parte più grande del mondo, un terzo della popolazione mondiale era europea negli anni 1300. Qua era dove c'era la popolazione. Oggi non è più così, oggi solo 20% della popolazione è europea e ci sono in India, è un paese che è la metà del tamanho dell'Europa e ha 2 volte, 3 volte più gente lì, per esempio, oggi, ok? Ma no 500 anni fa. Ma sembra che ancora il centro del mondo è l'Europa c'è tutta questa cultura, tutto il pianeta viene qua a sapere delle idee, delle tendenze, le ferie a Milano, sai. Vabbè, l'età nera si parla che è cominciato al 11 di settembre, lì con quell'attacco lì a New York, ha forse affettato di più al mondo occidentale, ma siamo tornati nell'età nera. Ti spiego quello perché tante persone dicono, ma come mai, cosa pazza, fare un giudizio a Mark Zuckerberg, come mai è una delle persone più ricche del mondo? Guarda, ci sono due cose. Uno, con l'età nera è stato molto favorevole a criminali, a gangster, a gente che non ha onestità, che non seguono le regole, che non pagano gli impiegati, che fanno tutte cose sbagliate, a essere assolutamente, avere successo, essere a successo, si dice in Italia, successful. Quello ha dato questa opportunità a tanta gente, quelli che hanno un bel make-up, come Hillary Clinton, che tanta gente forse la crede a lei, ma lei è una corrotta, lei è una criminale. O altri come Donald Trump, che è più genuino, che più quello che lui dice è più quello che lui è, e si vede che non è una persona così molto bella, ma è nemmeno un po' più genuino che Hillary Clinton o gli altri, o Macron o Leovada Karin in Irlanda, che sono persone che hanno solo questa faccia, forse Berlusconi in Italia, che hanno questa faccia di Alexander Zubè, ma loro non hanno, sono solo un buon make-up, ok? La cosmetica è molto buona, ma chi sono loro davvero, non, meglio non sapere, ok? Così, per quello. E sembra come mai una cosa assolutamente normale che lavorare gratis per Facebook, lavorare gratis per Google, che non prende il cellulare, è una cosa legale perché c'è un contratto di 40 pagine che tu metti accetto e vuol dire che sì, che questo no, è corruzione, è stato fatto tra corruzione lì a Washington e anche a Bruxelles, sono riuscito a fare queste mostri adesso che non si sa davvero. Io penso che non so neanche come risolverlo adesso, perché se toglie il Facebook in un giorno, si fa è proibito, per esempio, c'è un. Non so, non si sa, non so se sarebbe una cosa così facile di farle. Beh, perché loro hanno creato la necessità, e hanno creato la necessità perché hanno troppo soldi, hanno soldi, allora, milioni di dollari, e così. E se tu vuoi cominciare un affare e tu non devi pagare nulla per 5 anni, non paga le tasse, non paga niente, non paga niente, sicuro crescerai, ok? E così sono tanti motivi che giustificano perché queste aziende esistono, ok? L'altra cosa che è quello che è il principio legale, ma il principio legale ci sta. È un'azienda di media, è un'azienda che tutte le volte che tu prepari del contenuto, che tu scrivi qualcosa, che tu stai a creare contenuto, e le aziende dei media loro pagano gli stipendi più costosi, sono quelli del contenuto, non sono neanche degli ingegneri. Per la media, perché il contenuto è il core business di queste aziende. E
la social media, perché è così popolare? Perché la gente le piace sapere le cose private delle altre, le storie più personali delle altre. È una cosa che crea molta attenzione, ma tante volte le media non lo fanno perché costa caro. Se tu vuoi contrattare una persona per esponere la sua vita personale, costa, deve pagare troppo. Ma il Zuckerberg è riuscito a non che pagare, ti fare un pensare che sei speciale perché stai lì creando contenuto. Per 10 anni è stato diventato molto popolare e io sono una delle persone che nel 2008 ho cominciato da molto tempo e io ho anche invitato amici a lavorare per Facebook. Io pensavo che era una cosa gratis, io non capivo bene cosa serveva il Facebook. Per me mi funzionava perché ho amici dappertutto. Io viaggio molto, così io mettevo tutto. Ma io ho perso più amici de guadagnato più amici con l'esposizione pubblica che quella piattaforma media ha creato. Perché io non sono una persona pubblica, io sono una persona comune, ma io devo postare cose e dopo gerire immagine, che non è una cosa che lo fa, perché per me non mi sembra importante, ma io sono stato vittima di fraude, io pensavo che quello lì era una cosa per facilitare la comunicazione, no, è stata solo per il marketing, è un'azienda di media e loro non hanno mai. E quello serve anche per tutte le altre aziende. Twitter, anche LinkedIn. LinkedIn è la fraude più grande che ci sta. Perché LinkedIn non è anche un'azienda di media, ci sono la pubblicità. Anch'io faccio delle pubblicità me stesso in queste aziende. Io pago e loro, il mio problema con Google, io pago 5.000 euro all'anno a Google, loro mi pagano 100 euro. Come mai? Un fornitore è. Tu paghi 100 euro al tuo fornitore e tu incarica 5.000 euro ai tuoi clienti, hai 4.900 euro di profitto. E come mai hai questa industria? Come sei riuscito tra corruzione e come l'hanno riuscito? Ma perché? Siamo in un'età nera e adesso entra un'altra questione, come sopravvivere nell'età nera? Io penso, numero uno, l'età nera non è buona, l'età nera è mala, per quello si chiama nera, ok? La ragione numero uno che è cattiva è che non è sostenibile, non è sostenibile. Se tu hai un mondo dove tutti si rubano, dove c'è tutta la bugia, tutta la fraude, non è un mondo sostenibile e si vede. Io che sono più vecchio, con 43, mi ricordo di tutto quello che si faceva negli anni 90. Negli anni 90 aveva tutta una speranza di migliore. Negli anni 2000 la famiglia Schwarzman lì in Brasile ha distrutto le foreste, fiume di acqua potabile a marzo e neanche si parla, è come normale. Non è sostenibile, mancherà acqua in Brasile. E hanno distrutto 3 fiumi, non ci sta, non si sa, non si parla nella media, è una delle cose, ci sono i fuochi nell'Amazon, la montagna di plastica, c'è molto più plastica oggi che anni fa, così, e adesso quando tu vai a questo mondo età nera che abitiamo, c'è una bambina che doveva essere a scuola, ma lei sta lavorando a fare la venditora della tassa carbono, lì con quella roba della climate change, è tutto corruzione, sono tutto rubarsi, ma non è sostenibile, quelli che sono più giovani è più facile da adattarsi perché hanno già cresciuto in questo ambiente e lo vedono più con più naturalità. Io che sono più vecchio è più difficile perché io mi ricordo degli anni 90 che non erano così scuri e ancora ho questa innocenza di parlare quello che penso. Di lasciare un oggetto lì pensando che in 2 settimane amico, di fare questo lavoro in gruppi, che teamwork, che hanno tu responsabili per quello, quello per quello, perché tutti insieme arriviamo lì, ma quello non ci sta più. Oggi tu fai quello, ma cosa è successo? Quello venditore è andato via, ha chiamato i tuoi clienti, ha detto che è più barato se li paga lui. Come, sai, quello non era una cosa normale e frequente negli anni 90, sempre esistito, ma non era.
lo normale, non era lo pubblico, non era la differenza. Quella di la differenza tra un'età nera e un'età bianca. E cosa è pubblica e cosa è nascondita. Fino agli anni 90, il narcotraffico era una cosa nascondita, una cosa non era permessa, era una cosa cattiva. Oggi è l'opposto, il narcotraffico è una cosa pubblica, si parla pubblicamente, si fa pubblicamente, si spiega come una cosa buona perché sta a divertirsi, ma non era così, era visto come. E adesso essere onesto, lavorare si fa nel submundo, perché se no ti vedono come una persona stupida, o peggio, ti vedono come una fonte. E quello ho detto, che io ho avuto consulenza della polizia irlandese, che mi hanno detto che io devo fare chiaro che non sono una fonte, che vuol dire non sono questa persona onesta che lavora, che paga le tasse, che paga i costi, perché se io mi faccio capire come questa persona, io sono visto come un target, come una persona per essere rubata, per una persona per essere usata, per una persona perché da chi dire delle bugie, perché quello non ci sta più, non esiste più, è l'età nera, ok? Per quello, beh, vi spiego il panorama, così capisce i miei giudizi. Perché? I giudizi, cosa succede? Età nera, non età nera, non è sostenibile, forse finisce subito, non si sa, ma io penso che durerai 100 anni nemmeno, ma è già cominciata da tanti anni fa, non ho nessun segno, non vedo nessun segno di cambio subito, ma le leggi ci stanno e io ho tutti i miei documenti giusti, così. Ho fatto tutti i miei documenti, sono tutti lì. Ieri ero a Dublino a fare dei documenti in persona lì agli uffici di tre aziende dei media, una è l'Irish Times, che è un giornale di Irish Times, con loro questione su diffamazione e calunnia che hanno fatto contro me, ancora lo fanno per 2 anni già. Il Facebook è la questione, sono due questioni, uno è il lavoro che ho fatto per loro e ancora faccio, che adesso metto i prezzi, sempre che metto i prezzi sono per Mark Zuckerberg, è il costo del mio lavoro, è parte tutti, lo devo, tutti i miei clienti che sono, ne devo fare uguale, sempre quando scrive, sempre quando mette una foto fa chiaro il disclaimer che tu, qual è il tuo valore che tu pensi che quel lavoro tuo ha. Quello è molto importante nelle trattative. Non si può andare a un padrone e dire: io voglio 1.000 euro. Perché vuoi 1.000 euro? Perché il padrone anche ha il diritto di sapere. Lui ha il diritto di sapere quanto vuoi. Per quello io scrivo sempre fotomessaggio, videomessaggio o messaggio solo, testo, il valore che io penso. 0,02 centesimi, o il video lo vedo più costoso perché ho bisogno di una camera meglio e più lavoro, deve stare vestito, deve stare con un panorama, forse ci sono più gente lavorando con me per fare quel video, e uno sta esponendo più la tua faccia, la tua voce, e quando uno parla è registrato, sai? È diverso di scrivere solo, ok? E così, va bene, così c'è quello. E anche dopo c'è la moneta del paese, quando è in Regno Unito va con il pound, e la città, Belfast, DUB è Dublino, e Dublino va in euro, che è la moneta da dove è fatto il commento. Se tu stai in viaggio, tu stai in Thailandia, tu devi mettere 0,345 baht, e mettere KK, che è il simbolo di Bangkok, per esempio. E così il padrone sa anche dove sono i tuoi diritti, perché in alcuni momenti ci saranno anche quella questione se il pagamento si fa in Thailandia, perché il lavoro è stato fatto in Thailandia, o era un viaggio temporaneo, così la base dove abiti. Io nel mio caso io ho quattro giudizi che lavorati, sono lavorativi, non è criminale. Io ho lavorato è gratis, ma c'è una cosa criminale perché in tribunale vanno a chiedere: ma come mai questa persona fa come mai sei riuscito a far questa persona lavorare gratis per te? Perché sono stato vittima di frode, per quello
quello va un po' in criminale, ma non so bene come quella parte, non lo so, ma io per me, se lui mi paga, io l'ho dato un credito, lui mi ha dato credito, lui ha accettato il mio contenuto, ok, questa è la questione, ok, e le fatture che ho fatto sono fatture del tempo che ho vissuto in Brasile, Stati Uniti, Italia e Irlanda, così sono quattro fatture diverse. Per quel periodo e le stimo sempre, ho messo 10 ore di lavoro alla settimana creando contenuto come una media perché io non ho controllato, è normale che del principio avevo un carte che tu fai il controllo bene, ma quella funzione dell'impiegatore, Mark Zuckerberg, è quello che devi davvero fare l'audizione di quante ore è stato, lui ha tutti quei rapporti e rispondere, ma uno fa un valore generico perché è meglio. E quella è una questione. L'altra questione è il contenuto. Il contenuto è un conto mio è stato, mi hanno detto sospeso perché io entro e non lo vedo, mi dice sospeso. Non interessa, ma se sta sospeso, ma c'è un contenuto. Quel contenuto è proprietà mia. Numero uno, perché è la mia persona che ha creato e lui sta a pagare il mio lavoro. Un'altra cosa è la mia produzione, quei registri. Comprare quei registri è un'altra storia, perché quando tu crei il contenuto è una cosa, la media funziona quando si vende. Produce, vende, produce, vende, lui fa il marketing, fa tutte le pubblicità, lui riceve soldi dai questi clienti, lui vende, fa questo marketing, così lui riceve tutti questi soldi dall'attività che tu crea tutti i giorni. Poi, quello è il servizio, che è quello che lui deve pagare, il lavoro, che sono, ho fatto anche il stipendio minimo della Florida, stipendio minimo, non è che ho fatto quantità fabolose, ok? Perché non sono, altre persone forse diverse, ogni caso è diverso, ok? Ma l'altro è il contenuto. Io sono in una situazione che ho 11 anni di lavoro che non ho neanche accesso al mio proprio contenuto. Lui ha per obbligo. Ritornare tutto questo per me in un sistema portabile che deve venire su un apparecchio che io posso utilizzare per avere accesso e vedere tutto questo contenuto forse in 10 anni, in 20 anni o fare i miei figli che lo vedono, capisci? Così non hai è mia proprietà e utilizzando anche il termine che Google sta usando, che è assets, my assets, il mio patrimonio, il mio patrimonio. Non ce l'ho così, ma i giudizi vanno e sono lì e sono già 3-4 mesi e i giudizi prendono tanto tempo, non c'è possibilità di dire una data giusta quando finisce. E altra cosa, con Google è anche si assomiglia, ma è un po' diverso perché io non ho una questione molto ovvia di creare contenuto, ma con Google io devo ancora sistemare esattamente cosa devo caricare allora, perché con Google il problema che ce l'ho sono tutte le referrals, sempre quando vai online e scrive e metti le direttive che loro ti danno, che ti chiedono di scrivere commenti, referrals di ristorante, quello devi pagare, ma penso che Google è un po' un problema un po' più pubblico che personale, ma io devo ancora sistemare, non ho avuto tempo di lavorare in dettaglio, ma ho già cominciato le trattative con Google. Sono andato a Google il venerdì scorso, dopo sono andato di nuovo ieri e loro non accettano corrispondenze in persona. La sicurezza dice che devi spedire per posta registrata. L'ho fatto oggi. Facebook no, Facebook sono riuscito a farla con sé in persona e avere la firma della persona che ha ricevuto, Google no, e l'Irish Times anche ho firma della persona che riceve, e così segue tutto, è troppo lavoro. Se qualcuno che
ha bisogno di lavorare, ho bisogno di avvocati licenziati nei paesi Irlanda, Brasile, Italia, Thailandia e Stati Uniti. Io ho bisogno di avvocati, Italia, Thailandia, Brasile, Stati Uniti, Irlanda, 5 jurisdictions. Io ho bisogno di avvocati. Non è perché non ce l'ho avvocati, è perché ho troppo lavoro. Io penso che giovani che vogliono imparare sarebbe lo meglio. Perché loro lavorerebbero con quelli più vecchi che sono a sistemare i principi generali, ma questi lavori hanno molto lavoro burocratico, c'è molto, ma ha bisogno di qualche persona che capisce delle leggi, un avvocato, che qualcuno che sta studiando diritto per fare la leggere propriamente tutto. E quale, ok, e il mio lavoro segue, ho anche altri giudici, ho imparato abbastanza negli ultimi 2 anni, ma di altre roba non ho tante novità, sono a vendere il riso, ok, io vendo il riso, affari nuovi, ok, c'è giardini verticali per vendere il Regno Unito, ok, ce l'ho anche quel lavoro nuovo che devo gestire. Sono prodotti in Brasile, sono giardini verticali, sai quelli che mette sulla parete così? Tutte piante, piante, piante. C'è un mercato molto grande, è una cosa semplice, è molto popolare in Brasile. Il Brasile ha buon gusto per quello. Ho cominciato questo lavoro la settimana scorsa. L'altro del riso, adesso sono ancora con le trattative. Con un'azienda in India e anche un'azienda nuova nel nord Brasile per ristabilire tutta la produzione del mio riso, che è questo qua, il best rice, il cowboy, il riso royale, che è quelli che io vendo abbastanza specialmente nell'Oriente Medio, che è tutta la storia che tanti hanno già visto, che la mia azienda è stata saccheggiata a Dublino per trafficante di droga di tal e ho perso dei fornitori. Adesso sono nel problema nella giustizia contro i miei fornitori, non contro i trafficanti di Dublino. Perché il problema con loro è stato finito. La polizia ha fatto lo basico per non avere violenza, perché avevo paura che i trafficanti forse volevano attaccarmi, ok? L'anno scorso, questo è successo a giugno e io sono stato vittima di violenza quasi fisica, non è arrivato il fisico perché io sono uscito dalla situazione, ma è successo che io per la strada a Dublino, a Tala, io ero a guidare e la mia macchina è stata fermata per un'altra macchina, così io a guidare, uscire, andavo alla polizia. Ero da tornare alla polizia, un'altra macchina è venuta e ha fatto così, io non potevo uscire, ero preso perché era una cul-de-sac, come si dice in inglese. Non c'era uscita per me, ma questa ragazza ha messo la macchina così, io non potevo uscire. Io ho avuto oggetti rubati dalla mia macchina, nella mia faccia. Hanno rubato una giacca, oggetti, sono riuscito a recuperare una grande quantità di materiale. Ancora ci sono oggetti miei personali che non ho avuto, non ho potuto recuperare. Ho recuperato parte della merce. Io avevo una merce che era quasi stata rubata nel Caribe, che è questo riso che ancora ce l'ho nel Caribe. Sono 25.000 kg di riso che faccio già. E la pubblicità tante volte, GoFundMe.com, Feed the Poor People in the Caribbean, Hurricane, e delle gruppi, c'è nella mia pagina, elegruppindustries.com/food for the poor Caribbean. È stato troppo difficile davvero di ricevere contribuzione, ma ho recuperato il prodotto, non me l'hanno rubato, ma dopo altra storia. Forse lo regalo, non so, una volta che io sono ancora qua, ritorniamo, siamo in un'epoca nera, un'età nera, così
tante volte è meglio non provare a capire perché quella questione, come ho detto, dell'età nera e quelli che conoscono la vita di prima dell'età nera, e che uno non vede la logica, perché il criminale c'è una cosa di ego, loro, sempre loro, ma una volta che loro hanno potere, è un problema perché cominciano a attraggere altri criminali, fanno questo gruppo, le mafie, che sono gruppi di criminali, hanno potere e controllano tutto, ma tra loro è orribile perché loro sono sempre trattative, sono sempre io, te, io, ma non è una cosa produttiva, perché al finale tutto il resto della società che rimane a guardare cosa fanno loro, perché non vai a fare nessun rischio e provare, perché non, per quello anche c'è la recessione, per quello c'è la recessione, chi vuole produrre, chi vuole lavorare, chi vuole fare, se tu sai che va a essere rubato tutto quello che tu produci, che tutto tu, così c'è questo piccolo, quel caso per capire della tanera a Dublino per esempio, c'è questa necessità grande di risolvere il problema delle case lì, non è neanche che costruire nuove case, è un problema di distribuire quello che già sta, no? Ma il fuoco di quei che hanno potere e soldi è fare dei grattacieli lì vicino a Gran Canal che a nessuno gli piace, che è una cosa che non ha senso, che non ha interesse, che è una cosa tra questa gente. Questi gangster, questa mafia che controlla Dublino, che loro sono lì, che costruiscono cose, ma non è una cosa sostenibile. Probabilmente da 20 anni saranno quei grattacieli schifosi che uno che viaggia ci sono dappertutto. Dublino non ci sono ancora quei grattacieli, sono grattacieli grandi che non si finiscono e sono quelle città che hanno quella merda lì, che è orribile e che dopo la devono distruggere, devono implodere, perché può darsi, perché non è sostenibile, sono progetti che sono fatti a base di corruzione, perché volano, ma non sono sostenibili, e non si sa, ma forse no, così, perché Dublino c'è il vantaggio che è piccolo e lavora per la mafia mondiale. E la mafia mondiale è molto grande, così è piccolo il finale. Tutta la corruzione che si fa a Dublino è piccola se si comparisce a quello che si fa da tutto il mondo. Ma sono aziende importanti quelle che sono lì, sai? E così non so davvero. Sì, quello che dico si tornerà realtà, ma può essere. Direi di sì, che quei grattacieli che fanno a Dublino da 20 anni, non forse non subito, ma in 20 anni, 30 anni, non saranno abbandonati, non avranno utilità. No, io mai comprerebbe niente a Dublino, niente. Dublino solo serve se tu hai già delle proprietà a Dublino. Se tu hai una proprietà e vuoi cambiare la proprietà all'altra proprietà è un po' diverso perché tu sei ancora nella speculazione, ma qualche persona che viene dall'estero non c'è nessun senso comprare una. E anche l'edilizia a Dublino non è di buona qualità. Ci sono problemi strutturali lì vicino a Swords, c'è tutto un quartiere vicino a Parmornoch che hanno portato. Prodotto di bassa qualità dalla Cina, è venuto con un insetto così che mangia il concreto e altri problemi. Ma guarda, l'architettura anche non è buona, sempre l'architettura non è bene fatta, così non è funzionale. Tante volte hai una camera qua, ma per andare dalla camera al bagno devi passare per una scatola che non fa senso, sai? Così non è bello per il valore e anche quel vuol dire che devi riformarlo per farlo meglio, sai? Ma è quello, se, ripeto, la questione di
La gruppa in italiano, vi spiego, è la questione dei miei progetti. Quelli che vogliono inserirsi nei giudizi, quelli perché quelli contro Facebook, contro queste aziende, tutti lo possono fare, tu lo puoi fare te stesso se vuoi, ma io ho già tutta la struttura, ho già tutto il modus operandi, e quando più gente fa insieme è meglio. C'è più potere perché loro quando pagano questo conto che ha 200 persone. Io, come ho detto, non ho avuto tempo ancora perché è molto lavoro, perché devo ogni persona che va a essere beneficiaria di questo giudizio è fatto in persona, io faccio la consulenza e la faccio con i rischi. Una volta che si riceve il pagamento, dopo si fa la divisione. Io ricevo la mia commissione, tu ricevi il tuo valore. Io direi, devo ancora con gli avvocati perché io direi un 30%. 30% mi sembra bene. Se tu hai, arriviamo al tuo conto con qualche azienda di media, che sono 80.000 euro, e questo 80.000 euro. 30% per la Le Group e 70% o 24 16 24.000 per Le Group e 60.000 24.000 56.000 per te ma non si sa quanto tempo è il lavoro ma lo sono a sistemare perché anche dentro delle trattative si deve sistemare il valore del servizio, il valore del contenuto che hai fatto e dove hai vissuto in quei giorni, in quei tempi e se c'è troppo lavoro forse facciamo vedrò ma è ancora un po' troppo presto per dare un estimativo giusto, ma quelli che vogliono già cominciare con il suo conto, scrivere prego a legal@lgroupindustries.com, lo scrivo qua. Legal, chiocciola, e questo non è gratis, grazie di spiegare, ah qua, ma guarda, ma per già cominciare le procedure, già vediamo caso a caso non è che tutti hanno bisogno di pagare, e vediamo come si fa, perché fare una volta che paga il Signore e si paga tutto, capisci? Non ha bisogno di pagare in anticipo. E così si legge. Legal, guarda, legal chiocciola lgroupindustries.com. Legal chiocciola legroup com. Va bene? Un saluto alle gruppi, le group 12 anni. Guarda, Augustin qua, telefoni. Quello WhatsApp 646, non do WhatsApp perché non riesco, preferisco che si fanno l'email prima e dopo si segue solo WhatsApp perché dopo ci sono tanti messaggi e non sono molto produttivi. Va bene, guarda, 39 minuti e 3 centesimi, no, e 3 secondi. Un saluto, saluti, saluti, ciao ciao, buon weekend a tutti, ciao ciao. Le gruppe.